Ma raga, non mi devo più trasferire a Milano, mi trasferisco direttamente a Parigi perché la maggior parte degli eventi di lavoro li sto facendo qua. Sono appena arrivata in hotel, tra poco andremo a pranzo con tutto quanto il team, però voglio approfittare per farvi il tour della stanza perché sono appena entrata, mi trovo proprio nella zona dell'ingresso, ho appoggiato le valigie e ho visitato al volissimo questa suite stupenda e volevo mostrarvela ovviamente. La porta che vedevate dietro di me era il bagno e direi è che bagno, cioè letteralmente grande come casa mia. Subito sulla sinistra si trova la vasca con dettagli oro rosa stupenda e c'erano shampoo, balsamo e lozione per il corpo giusto di Balmain. Se non foste soddisfatti del primo lavaggio potete fare un secondo lavaggio sulla zona destra perché si trova una doccia. Anche questa abbastanza grande, dettagli oro rosa e stessa marca di prodotti. Poi c'è questa zona frontale con specchio, lavabo, posti per mettere gli asciugamani eccetera. Veramente una postazione enorme per me che sono da sola, quindi non avrò sicuramente problemi nel truccarmi e nel poggiare tutti quanti i miei prodotti. Sulla destra c'è un'altra porticina ancora che è una zona un pochino più riservata, che è la zona WC. Andando dal bagno c'è questo lunghissimo corridoio che porta nella zona della camera da letto. Letto, raga, mi sembra super morbido e soffice, penso che questa notte dormirò veramente super comoda. Intanto abbiamo un armadio muro dove posso poggiare tutti quanti i miei outfit per queste giornate. Ovviamente non può mancare la postazione tisana che sicuramente mi farò questa sera dopo l'evento. Fronte al letto una televisione enorme, un caminetto finto giusto per bellezza e tutti i prodotti del brand di Epoda. Questo hotel si trova al centro di Parigi e la mia suite si trova al quinto piano, quindi la vista, come vedete, è stupenda. Vedrò per la prima volta la Torre Eiffel illuminata, sono su un battello e la vista da qui è stupenda. Ebbene sì amici, mi trovo a Parigi con il team di Epoda. Mi hanno invitata per scoprire il loro primo fondotinta cushion. Ho fatto anche una masterclass per capire tutte le caratteristiche del prodotto ed è stata realizzata dal creative director Ham Kyung-sink, che è un makeup artist super conosciuto in Corea e trucca personaggi dal calibro dei K-pop. Ho avuto anche l'onore di conoscere i founder di Epoda, che sono praticamente marito e moglie. Lui è coreano e lei è tedesca. Ho avuto l'idea di creare il brand perché ogni volta che tornavano Europa a trovare la famiglia di lei, tornavano ogni tanto, portavano i prodotti coreani per quanto riguarda la skincare, i loro amici li provavano e impazzivano letteralmente. Quindi sono stati super lungimiranti nel pensare che in Europa non esistevano ancora prodotti del genere e quindi li hanno portati loro per primi. Poi in passo per volta sono cresciuti e adesso oltre in Italia sono super conosciuti in Francia, Germania, Spagna eccetera. Dopo la masterclass sono riuscita anche a trovare il fondotinta cushion perfetto per me. Fuori nel frattempo era arrivata sera. Il mio obiettivo era proprio quello di vedere la Torre Eiffel illuminata per la prima volta in vita mia. E infatti eccola qui in tutto il suo splendore. Non so se dal telefono si percepisce, ma dal vivo è stupenda. Se sei un professionista o semplicemente un appassionato di hair care e makeup, devi andare almeno una volta nella vita al Cosmoprof. Ma che cos'è questo famosissimo Cosmoprof? Dovete sapere che da più di 50 anni è l'evento di riferimento per aziende e professionisti di tutti i settori dell'industria cosmetica. Anche quest'anno, come ogni anno, ci sono andata con il mio migliore amico. Ci siamo conosciuti, eravamo in classe insieme. E vedevo una ragazza scuretta là all'angoletto con una parrucca nera e azzurra dell'Inter e io tifo Napoli, quindi già non mi piaceva. Poi pian pianino abbiamo iniziato a parlare, a prendere fiducia, a conoscerci e da lì ci siamo trovati. Mamma mia, amore a prima vista. Sì. Il giorno prima eravamo usciti anche insieme, abbiamo visto queste felpe blu bellissime, ovviamente le abbiamo comprate e ovviamente le abbiamo indossate uguali il giorno del Cosmoprof. Decine e decine di brand che ho visto in questa fiera, quelli che mi sono piaciuti di più e quelli che si adattano il più possibile alla mia tipologia di capello sono questi due. Il primo si chiama Lola Cosmetics, tantissime formulazioni di prodotti differenti che vanno bene per capelli ricci, afro ricci, un po' tutte le tipologie di riccio insomma. Un brand che non ho mai provato ma sicuramente lo farò molto presto. Il secondo brand ha un solo prodotto specifico per capello afro, l'ho visto spesso sui social quindi anche questo è da provare. Sono passata poi a salutare anche i miei amici di Dyson con i quali collaboro spessissimo e ho approfittato anche per salutare Ale di Look Total Brand che stava realizzando delle acconciature spettacolari nello stesso stand. La parte preferita, raga, come ogni anno rimangono gli stand di allestimento per saloni, sempre super eleganti, moderni, luminosi. Giuro che vorrei avere in casa un angolo allestito solamente in questo modo. E per finire ci tenevo a ringraziare tantissimo, vi giuro ogni anno mi riempite sempre di più il cuore, tutte quelle persone che sono fermate per fare una foto, una chiacchierata. Sono felicissima di esservi di ispirazione, ma fidatevi che siete voi le prime a darmi la carica per fare sempre meglio nella mia vita. Grazie, vi adoro.
Amici, io sono appena tornata da Parigi e oggi, nonostante fossi proprio stanchissima, distrutta, mi sono anche allenata perché mi sentivo un pochino in colpa del fatto che non mi fossi allenata nei giorni precedenti. Adesso però è arrivato il momento di riposare finalmente perché mi sono fatta una doccia, mi sono lavata i capelli, quindi il tempo di asciugarli al volissimo, skincare e nanna. Devo dire che queste sono state giornate molto intense. Sono andata a Milano, ho visto tipo una decina di appartamenti diversi perché devo trasferirmi a Milano, come vi ho detto più di qualche volta. Dopo aver visto tutte quelle case, ho partecipato anche alla Skincare Academy, che era l'ultimissima lezione dove abbiamo fatto anche la graduation, ci hanno dato il diploma. Skincare Academy l'ho fatta col team di L'Oreal e sono molto felice perché veramente siamo stati seguiti da un team di super esperti che ci hanno spiegato proprio tutto quanto per quanto riguarda appunto la skincare, la pelle, su come prendersene cura, eccetera, tutto quanto nel dettaglio, e mi sento molto più preparata rispetto a prima. E dopo la graduation sono andata a Parigi per il primissimo evento di Yepoda. L'evento di Yepoda l'hanno fatto praticamente perché è uscito il loro nuovissimo, il loro primissimo fondotinta Cushion, che è praticamente il must have delle persone coreane. Poi l'evento, non so se avete visto il mio vlog, ma si è tenuto letteralmente sotto la Torre Eiffel, su un battello, sull'app. Io ho visto per la primissima volta la Torre Eiffel tutta quanta luccicante, l'ho visto solamente tipo nei TikTok delle altre influencer e io dicevo, voglio vederla anche io, perché tutte le altre volte che sono andata a Parigi, cioè nell'ultimo periodo, calcolate che ci sono stata tipo 3-4 volte a Parigi, solamente che arrivavo distrutta dagli eventi durante la giornata e la sera non avevo assolutamente voglia di uscire, quindi tornavo direttamente in hotel e dormivo. Ma questa volta l'evento si è tenuto proprio di sera, quindi è stato perfetto. Dopo quest'altra esperienza stupenda sono tornata a casa, ma il tempo proprio di arrivare, svuotare le valigie e fare la lavatrice, che devo subito ripartire perché quest'anno parteciperò nuovamente al Cosmoprof. Diciamo che ormai lavoro solamente con i social, però sono molto legata al mondo dei parrucchieri, quindi mi fa sempre piacere ogni anno partecipare al Cosmoprof. Diciamo che l'esperienza al Cosmoprof è una tradizione che sto cercando di mantenere con il mio migliore amico perché ci siamo conosciuti proprio nell'Accademia dei Parrucchieri e ogni anno andavamo al Cosmoprof per scoprire le novità. Adesso effettivamente ognuno ha il suo diploma, lui lavora come barbiere, io lavoro con i social, solamente che abbiamo deciso, almeno stiamo provando a mantenere la tradizione. Quindi sì, se parteciperete anche voi al Cosmoprof, probabilmente ci vedremo nella giornata di domenica. Ciao!